Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Medieval Remake HD. E benvenuti nel quinto episodio di questa strepitosissima serie. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se vi piace questa serie in modo che io così la posso continuare. E tempestate di like questo video in maniera segomante come sempre. E cominciamo! Spero che abbiate visto gli episodi precedenti, in questo caso vi lascio il link in descrizione. Noi nell'ultimo episodio eravamo nel mausoleo in cima alla collina. Dobbiamo ritornare alla collina del cimitero perché ci sono delle cose che dobbiamo fare e che purtroppo non abbiamo fatto e che abbiamo dimenticato, e quindi Fortescue ritorna alla collina del cimitero e ripete, in questo caso, il livello. Il livello bello, la collina del cimitero. Scommetto che quella chiave scheletrica starebbe benissimo con una porta scheletrica. È una maniglia scheletrica. È uno spioncino scheletrico. È un bel sederino scheletrico, questo ce lo metto io. Perché una chiave scheletrica può anche andare nel buco di un sederino scheletrico. Ovviamente il sederino scheletrico non mi riferisco a quello di Fortescue, eh? Anche se comunque ci sta, perché comunque Fortescue, come vedete bene, c'ha un sederino scheletrico. Prendiamo l'oggetto che ci serve per rompere! Per rompere! La pietra, che al di dietro c'è un tesoro e c'è anche una porta che ci porta in un altro luogo nascosto nella mappa. Fantastico, tutto ciò è fantastico. Ah, aria fresca. Odiamo queste caverne vecchie e buie, come pure il fetore delle streghe. Una volta una comunità di queste befane verrucose abitava qui. I fuochi empi ardevano tutta la notte mentre bollivano nei loro calderoni intrugli disgustosi. Hanno abbandonato il luogo anni fa, ma il loro tanfo permea ancora l'aria e la rende irrespirabile. Il fetore delle streghe, in questo caso anche fetore di fogna, raga, perché se ci fate caso siamo in un cimitero. Oltre a esserci fetore putrescente di quelli che vengono a romperci, diciamo, gli zebedeis, c'è anche puzza di fogna. Se vogliamo essere sinceri, cioè ci sono varie puzze che in questo caso Fortescue, fortunato che non ha il naso, perché il naso non ce l'ha, però in questo caso Fortescue potrebbe sentire. Altra stanza segreta, altro manuale. Guida alle congreghe per streghe e appassionati di stregoneria. Una congrega di streghe raggiunge il picco della sua potenza solo quando tutte le fiamme sacre sono accese. È risaputo che le streghe offrono aiuto agli avventurieri. Tuttavia, esse sono di indole solitaria e devono essere invocate utilizzando amuleti o talismani occulti. Bisogna aggiungere che l'aiuto offerto dalle streghe raramente è gratuito. Spesso una strega chiede qualcosa all'avventuriero prima di concedere il suo favore. Se decidi di invocare una strega, ricorda che sono molto territoriali. Se in un luogo vedi qualche segno di stregoneria, significa che probabilmente c'è una strega nei paraggi e che può essere chiamata. Minchia, se vedete dei segni di stregoneria, se guardate il pavimento di questa stanza è pieno di segni di stregoneria. Fortescue, ma dove minchia sei finito? Cioè, qua non siamo più al cimitero, ok? Non siamo più nei pressi di un mausoleo in cima ad una collina. Qui siamo dentro il covo di una strega. Tra l'altro ci sono anche persone dentro le gabbie. Persone per modo di dire, raga. Non è che sono persone. Comunque erano imprigionate, incarcerate dietro delle sbarre. Guardate i segni bellissimi. Fortescue va per accendere la torcia. O la clava, quello che cazzo ha in mano in questo momento, e prende fuoco anche lui. È bellissimo, perché dobbiamo accendere questo falò. Si aprono le gabbie e via con le danze, dai, rompiamo il sederino a tutti, grande Fortescue! Grandissimo guerriero Fortescue!
è più forte da morto che da vivo. Guardate che meraviglia, raga, e che colonna sonora sublime. È veramente epica e fantasy quella colonna sonora mentre lui combatte contro gli zombie, i non morti, gli scheletri, coloro che dal terreno fuoriescono e il talismano delle streghe abbiamo recuperato. Grandissimo. Continua così che vai forte, vai. Stai facendo più strada adesso che quando eri vivo, Fortescue. Non possiamo prendere la coppa, attualmente non possiamo prendere la coppa, perché potremmo prenderla più avanti. In questo caso la coppa era una sorta di coppa fantasma. Si deve materializzare ancora, e per farla materializzare dobbiamo fare delle cosucce. Ovviamente fuori da qui, Fortescue, non è che ti devi mettere a girare per 2 ore là dentro. Oh, finalmente. Usciamo da qua e torniamo nel cimitero, al di fuori, nei grandi giardini. Sì, però stai attento, porca pu... Cioè, dico... Ma che cazzo? Ma stai attento, ma perché devi passare per forza sopra il fuoco? Ho capito che sei uno scheletro, sei un non morto, sei uno zombie, non dovresti sentire dolore. Ma se passi sopra il fuoco, però, prendi fuoco. Cioè, su quello non puoi sbagliare, cioè, su quello non puoi schivare. Il discorso è quello. Non ti fai male, ma prendi il fuoco lo stesso, però, eh. Cioè, quindi stai attento al fuoco almeno, dai. Cioè. Nel frattempo continuiamo a fare manbassa. Manbassa, manbassona di tutto quello che troviamo. Siamo tipo Attila, dove passiamo noi non cresce più l'erba. La clava è un'arma rudimentale ma efficace. Usala per schiacciare e bruciare. Ma fai attenzione, un colpo di troppo e andrai 1000 pezzi. Quindi stiamo attenti alla clava, mi raccomando, no? Ma c'è... Ma che cazzo... Oh, ma... Minchia, ma te l'ha appena detto! La clava la puoi usare per colpire e per bruciare, ma se dai un colpo di troppo può andare in 1000 pezzi. La prima cosa che fa Fortescue cos'è? Dà un colpo in una statua di pietra. Ma allora è deficiente! Ma allora sei deficiente, Fortescue! Ma che cazzo fai? Cioè, raga, ma io sono senza parole, veramente. Vabbè, posso capirlo, perché Fortescue, essendo scheletro, non ha il cervello, quindi... Ed ecco perché vi dico, scrivetemi tutti nei commenti se vi piace questa nuova serie che stiamo intraprendendo di Medieval Remake HD. E soprattutto tempestate di like questo video a bomba e a tempesta, raga, in maniera sempre segomante, per farmi capire se questa nuova serie vi piace. Perché più like e più commenti ci sono in questo video e in tutta la serie, quindi in tutti gli episodi di questa nuova serie, più io la porterò nel canale. E continueremo questa fantastica avventura mentre Fortescue prende fuoco. E gliel'ho detto già di stare attento a non passare sopra il fuoco. Questa è la terza volta che prende fuoco. Raga, è deficiente o no? Scrivetemelo nei commenti, è deficiente o no? Minchia, adesso deve affrontare questa cosa qua delle palle roteanti. Deve risalire di nuovo la collina delle palle roteanti. Ora ci stiamo una vita qua. Tutte di petto li prende. Scappa, 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 Fortescue, scappa, scappa. Scappa, scappa. Cioè, nonostante correva ed è scappato dalla palla, l'ha presa lo stesso e tutte le altre le sta prendendo, non è che se ne fa scappare nemmeno una, cioè li prende tutte di petto, è un genio. È veramente intelligentissimo, Fortescue, veramente, ti dovrebbero dare a te il premio Nobel. Hai un'arte su come schivare le palle eccellentissima, cioè veramente tu non ti fai colpire manco una volta, raga, tutte di petto le sta prendendo, tutte. Tutte! Non se ne fa scappare nemmeno una! Allora, se questo livello punterebbe sul prendere tutte queste palle addosso, allora vincerebbe a pieni voti.
Il fatto è che non dovrebbe farsi colpire. Cosa che non fa. Raga, fino all'ultimo si fa colpire. Fino all'ultima palla. La prende in pe... C'era, vi rendete? Guardate, guardate. Guardate. Si sceglie proprio il momento giusto. Aspetta che passano, aspetta che passa. Adesso sta scendendo un'altra. Adesso, vai adesso, vai adesso. Bellissima, fino all'ultima. Fino all'ultima, non la deve schivare, la deve fino all'ultima, deve prendere quella fino all'ultima, deve prenderla. Grandissimo. Tipo alla Harry Potter, il gioco fatto male, di cui vi lascio il link in descrizione. Sia della serie Harry Potter, il gioco fatto male, sia della serie di Hogwarts Legacy. Tutti i link in descrizione, raga, mi raccomando, passateci e andate a vedere perché sono due serie bellissime. Ah, Fortescue! Sembra che quel furfante di Zaro sia ancora vivo. Credevo che lo avessi fatto fuori. Non importa, sei un veterano consumato. Fagli vedere di che pasta sei fatto, eh? Immagino che Johnny lo zombie ti darà del filo da torcere, più che in passato. Come stai ad armi? Tieni, prendi il mio martello da guerra. Lui spacca tutto quello che tocca e non si rompe mai come un randello. Io lo uso solo per schiacciare noci da queste parti. Sciocchezze, Fortescue! Non voglio sentire ragioni! Fai cadere alcune teste per questo vecchio Stanier Fabbro Ferraio e basta! Ok raga, ho un dubbio, ho un grande dubbio. Chi minchia è Johnny lo zombie? Cioè mi vuoi dire che nel prossimo episodio dobbiamo affrontare un altro boss? Cioè Fortescue deve affrontare un altro boss? Cioè che Cristo santo ce la mandi buona? Cribio! I got the volume.